poi mi faccio la lettera e mi partecipo presente, così siete più sicura. Io non ho detto tanto. Ma non è importante quanto così, ma neanche io credo che scriviate romanzi. Dovete... No, non ti preoccupare, ognuno in base a quello che sente scrive, guardate che ti scriva bene e che se ci sono errori che si capiscano gli errori, il resto va da te. Vuoi provare? Vai tu, dai. Io ti illuso ancora tutti, ma so. Aspetta, io diluso o deludi, no, io deluso. Non partire con i paraocchi, si dice, non andare con i paraocchi. Io sono un po' di essere un po' onesta, è un po'. Qualcosa è anche un po' troppo. Ho capito, ma tu questa espressione l'avete mai sentita? Non andare con i paraocchi, deludere sì, cioè essere delusa. No, quello è bugiardo. Deluso nel senso che tu ti aspetti qualcosa e poi quando tu la verifichi, no? Non è secondo le tue aspettative. Rimani male per qualcosa. Non è un'illusione, ma un'illusione. Ma è il contrario, è illusione. È lo stesso. Molto mi chiamo due parole insieme, comportamento. Mi ha deluso. No, spesso si usa così. Il tuo comportamento mi ha deluso. Per esempio, succede una mamma a un figlio, no? Per esempio, cioè si dice a un figlio, mi raccomando, adesso che vai a casa dei nonni, comportati bene, non fare il maleducato. Poi invece il bambino fa un po' di testa sua. E allora poi la mamma dice, il tuo comportamento mi ha deluso. Ok? Può essere sia delle cose più stupide, diciamo, delle cose anche un po' più gravi, ok? Allora, però scusami un attimo che ti interrompo, prima ti ho detto non andare con i paraocchi. Avete mai sentito questa espressione? No. Ho sentito, ma adesso non posso spiegare cosa. Non sai il significato. Allora, te la scrivo intanto. Diciamo, non fasciarsi la testa, non andare con i paraocchi. Adesso mi spiego. Non fasciarsi la testa anche. Si dice. Non andare con i paraocchi. Te ne frega? No. No. Allora, è la stessa cosa, sono due espressioni che significano la stessa cosa. Cioè io a lei ha detto, no, guarda, io ho scritto poco, però sicuramente ho scritto male. E io invece ho detto non andare con i paraocchi, cioè non dire subito che sta male quello che hai scritto, non pensare negativamente. No. Non ti preoccupare, però nel senso, cioè quando una persona dice io non so fare questa cosa, oppure
di errori. Cioè, non fasciarti la testa prima ancora di rompertela, quello sarebbe. Non fasciarti la testa prima di rompertela. Cioè, non dire che il tuo compito è pessimo o è sbagliato, è pieno di errori, se tu ancora non abbiamo letto. Ma io devo dire non per il mio hobby, che sono anche qui, ma per il contesto. Ah, per quello che hai scritto. Cioè, l'importante, io quando vi dico di scrivere, vi do un esempio, tipo, ditemi cosa fate durante la giornata, però se voi volete dire io descrivo una persona, non è un problema, l'importante è che scriviate quale cosa, anche per vedere come scrivete, ma niente di che. Soltanto per spiegare il mio contesto. Ma io comincio. Scusate un attimo, mi è chiaro, no, queste due espressioni? No, ma come lo fai? Vabbè, poi mi spiego con calma, non ci preoccupare. Tanto le hai segnate, no? Le hai scritte. Prima di romperti la... Romperti la... Io più tardi mi occupare. Vabbè, sono le 9 del mattino, dobbiamo un attimo, come si dice, caricare il cervello, vai. Le cose di casa non mi piacciono tanto. Perfetto. Non mi piace fare le spese, stilare, la spesa, la spesa. I conti, sì. La differenza, una l'ho fatto bene. Quelle sono nuove, eh?
capisce, ma che loro